Mister Vito Grieco, allenatore della Primavera Biancazzurra, dopo quasi 2 mesi di lavoro precampionato è arrivato il momento di scendere in campo per l'avvio ufficiale del torneo di Primavera 2. Sei soddisfatto del lavoro svolto dalla tua squadra fino a questo momento? Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto sia a Bedogna e maggiormente qua. Abbiamo dato una metodologia diversa e i ragazzi lo sanno che non li considero più tra virgolette dei giovani, ma li considero già dei ragazzi di prima squadra, quindi con degli obiettivi diversi. E finalmente si gioca e non vedo l'ora che inizi il campionato. Tante amichevoli disputate qua a Ferrara, anche test in famiglia, tanti allenamenti accomunati sempre da una grande intensità, da una richiesta di grande intensità da parte tua e del tuo staff. È questo il tratto distintivo del tuo metodo? Sì, sicuramente. Faremo un anno così, a tutta birra, anche perché i ragazzi non possono fare gestione, quindi bisogna andare forte, poi uno dopo 60-70 minuti non ha tra virgolette più benzina e si cambia. Quindi gli allenamenti sono improntati a questo, perché poi quando c'è una richiesta del mister della prima squadra io voglio che la gente sia preparata. Nel tuo gruppo, mister, sono presenti tanti ragazzi che l'anno scorso hanno vinto il campionato nazionale Under 18, ma anche tanti giovani, diciamo, sotto età, classe 2005 e classe 2006. Pensi che questo mix possa essere un valore aggiunto per la tua rosa? Sì, intanto rinnovo i complimenti ai ragazzi che l'anno scorso sono stati campioni d'Italia, che quindi è sempre un obiettivo non facile, anzi difficile. E per quanto riguarda quest'anno abbiamo aggiunto anche diversi ragazzi del 2005-2006, ma fortunatamente il calcio non è età, chi è bravo può già giocare, quindi i ragazzi di 15-16 anni sicuramente possono ambire, devono ambire essere titolari in primavera, perché calcisticamente se sono più bravi non bisogna perdere tempo. Nel tuo staff tecnico, mister, è presente Luca Salvalaggio, con cui collabori da tanti anni ormai, e professionisti che invece fanno parte del mondo SPAL da diverse stagioni. Ecco, uno staff molto vario, composto da tante professionalità. Può essere anche questo uno strumento in più per una stagione comunque lunga come quella che vi attende? No, non può essere, deve essere, perché è un valore aggiunto per i ragazzi. Noi siamo a disposizione dei ragazzi, quindi nessuna invidia, nessuna gelosia. Vabbè, con Luca lavoro da 10 anni, qua ho trovato dei super professionisti, recuperi infortunati, fisioterapisti, medici e quant'altro. Noi siamo a disposizione totalmente dei ragazzi e quindi loro devono capire che hanno di fronte dei professionisti e della gente esperta che può fare solamente del bene. Ci sono, mister, insomma, tutti gli ingredienti per fare una grande stagione, ma quali sono le tue aspettative quando mancano ormai poche ore al fischio d'inizio di questo campionato? Il nostro obiettivo, come dicono tutti, ma lo penso, è ovvio, quando alleni una primavera, un settore giovanile, è un percorso di crescita, quindi non si può vedere nell'immediato. Noi però dobbiamo abbinare oltre questo anche dei risultati, perché a mio avviso questo porta anche tanto entusiasmo, e consapevolezza e tanta voglia di lavorare, ma il nostro obiettivo un pelino più lungo è di proporre e di mettere in difficoltà, tra virgolette, il mister della prima squadra ad andare a fine stagione a completare 3 o 4 ragazzi che possono essere pronti o per questa stagione o per la prossima a iniziare con loro. E per quanto riguarda invece l'extracampo, mister, sei a Ferrara ormai da 2 mesi. Che impressione ti ha fatto la città, il centro storico di Ferrara, ma anche il club con le sue tante strutture sparse nel territorio? Parto prima dal club, club top, strutture spettacolari, dal primo giorno mi sono innamorato, si lavora bene, in un ambiente pulito, top. Per quanto riguarda la città, è una città emiliana dove io già sono stato a Modena, Reggio e Carpi, quindi città bellissime, non l'ho ancora vissuto, aspetto la moglie perché di solito con le mogli si va a passeggio e io sono più da campo, quindi in futuro ti posso dire come va o come non va.